Buonasera, oggi a Piazza Grande parleremo di acqua potabile. Modena è famosa, è sempre stata famosa per la propria ricchezza di acqua, tant'è vero che nello stemma della nostra città abbiamo due trivelle incrociate che servivano proprio per i pozzi artesiani e i modenesi erano famosi anche nell'antichità per la loro abilità nello scavare questi pozzi. Anche Bologna chiamava i modenesi per questo motivo. Questo per dire che la nostra città è proprio circondata dai nostri due fiumi Secchia e Panaro, ai monti alle spalle, a questa bella pianura che si apre davanti. E quindi l'acqua non solo è bene, prezioso, insostituibile, primario per tutti, ma anche per noi diventa un elemento di identità, oltre che appunto un bene da salvaguardare. Quindi ci sembrava importante dedicare una puntata ai rischi che oggi corrono le nostre falde idriche. I rischi le corrono anche in altre province, non soltanto a Modena, però noi vogliamo studiare le nostre, in particolare quelle che si trovano a Marzaglia, che costituisce il più grosso giacimento acquifero del nostro territorio, e che sta per essere già in parte già stato scavato per l'estrazione della ghiaia, ghiaia che serve a molteplici usi ma che indubbiamente mette allo scoperto in parte e mette comunque a rischio le falde sotterranee, soprattutto nella fase di escavazione si può rischiare di inquinare. Stasera parlare di acque, di falde, di cave in genere e non soltanto di Marzaglia ma anche un po' su tutto il territorio della nostra provincia abbiamo la dottoressa Nadia Paltrinieri che è appunto della provincia di Modena, capo del servizio difesa del suolo, il geologo Antonio Scaglioni, geologo eretico come si definisce lui nel senso che ha opinioni che differiscono un po' da quelle della dottoressa Paltrinieri, è stato definito eretico e un ambientalista doc che è Giovanni Selmi che ha partecipato a tante battaglie negli anni scorsi, poi un pochino forse gli altri sostenitori di queste battaglie si sono un po' squagliati, Giovanni Selmi è ancora qui puntuale a raccontarci le cose che secondo lui non vanno come o comunque destano qualche preoccupazione. Tanto per far capire subito di che cosa vogliamo parlare, se gentilmente il dottor Scaglioni mi aiuta, facciamo vedere ai telespettatori questa mappa che rappresenta questa pianta, fa vedere, molto colorata, così si dovrebbe vedere bene, fa vedere, ce lo illustrerà poi meglio anche il dottore Scaglioni, il Marzaglia, questo dovrebbe essere poi San Cesario, vero? Siamo già in zona San Cesario. Cognento. Questi sono, è l'acqua che beviamo, l'acqua che beve sì. Modena e che beve anche la Bassa, vero? Sì. Quindi approvvigioniamo anche oltre la Bassa Modenese, dottoressa? No, tutta la Bassa Modenese attraverso l'acquedotto dell'AIMAG. Quindi anche AIMAG, Meta, tutto prende da questi grandi serbatoi naturali che sono le nostre falde, Marzaglia, là verso Reggio, e appunto Cognento che ha, mi sembra, 11 pozzi, vero? Sì, ci sono 11 pozzi di Meta più un'altra decina dell'AIMAG. E invece Marzaglia ne ha tre. Sono tre pozzi. Tre, e quello raffigurato in azzurro, più chiaro, diciamo, è proprio il complesso. È l'area di rispetto, direi. Io da qui vedo... Sì. Sì, i pozzi non sono segnati, ma in blu è l'area di rispetto ristretta, cioè l'area più vicina ai pozzi. E in azzurro, che va tutelata di più ancora. Esatto, e in azzurro l'area di rispetto allargata, sul quale territorio non è possibile fare degli interventi che possono compromettere la qualità dell'acqua. Quindi questa zona è appunto soggetta a una legge che la tutela proprio perché certo. È importante e fondamentale per questo motivo. Questo è il fiume Secchia. Ecco, questa cartina poi è preziosa purtroppo anche per altri colori che non sono solo l'azzurro e il blu delle nostre acque, ma l'arancione e il rosso che rappresentano le infrastrutture che verranno realizzate su questo territorio, la linea storica ferroviaria che verrà ricollocata, comunque è un lavoro che va fatto e quindi un lavoro che comporta un impatto ambientale anche semplicemente per spostarla. Poi questa dovrebbe essere... O sarebbe dovuta essere la bretella Campogalliano-Sassuolo, sì. Che adesso è un po' in sospeso. Qui poi c'è un'altra bretella ferroviaria, mi sembra, sempre di collegamento con la linea storica che verrà spostata. Insomma, vedete, le linee sono tante e vanno proprio, passano direttamente su questa zona che abbiamo detto che va tutelata al massimo perché è il nostro serbatoio d'acqua potabile, lo era ieri, lo è oggi ed è l'acqua che dovremo bere domani, l'acqua non si scappa, è lì sotto e noi abbiamo quella lì adesso, poi ci sarà anche il business magari delle acque minerali ma noi dobbiamo bere le nostre che vengono da lì. Questa cartina è stata fatta dalla TAV proprio in corso dello studio di impatto ambientale per i lavori che verranno realizzati perché lì passerà appunto l'alta velocità. Allora, dottoressa Paltrinieri,
Non c'è pericolo per le nostre falde, visto che ci passa su, se non altro, tutta questa roba, senza calcolare che poi c'è un gigantesco polo estrattivo nelle stesse zone dove si scava appunto la ghiaia. Guardi, la tutela delle acque è stato uno dei primi argomenti trattati dalle amministrazioni locali ancora con il vecchio comprensorio di Modena, che primo in Italia nel 1981 fece un piano per la tutela e l'uso delle risorse idriche, col quale si venne a conoscenza delle caratteristiche delle falde sul nostro territorio e venne messo in opera una rete di pozzi di controllo che viene misurata ancora oggi, proprio per tenere controllata la quantità e la qualità di acqua presente nelle nostre falde. Ancora, quelle aree blu che ha fatto vedere prima si riferiscono ai primi studi realizzati alla fine degli anni 80 presso i campi acquiferi di Modena per trovare le aree di rispetto, aree che sono state tenute in considerazione proprio per per posizionare le nuove cave, le nuovi poli estrattivi che sono all'esterno di quella zona. Oltretutto, la provincia di Modena, per quello che riguarda le attività estrattive, ha anche in controtendenza rispetto alle altre province vicine di Bologna e di Reggio, non consente scavazioni che siano più profonde di 12 metri. Nelle altre province vanno a 18 e a 20 metri, proprio per garantire un franco di protezione nei confronti dell'oscillazione della falda, che in questo modo si trova sempre parecchi metri al di sotto del piano di escavazione. Franco vuol dire il pezzo di terra che avanza prima che si vada giù anche con i macchinari, perché poi chiaramente assolutamente noi non abbiamo nel piano della provincia, nei piani comunali non è consentita l'escavazione in acqua, se non in quelle zone dove l'acqua è funzionale al territorio, come nelle casse d'espansione. Quelle sono le uniche zone dove è consentito anche intercettare. Con tutti gli accorgimenti rimane il fatto che a Marzaglia si scaveranno 5 milioni di metri cubi di ghiaia, che non sono pochi, sono veramente 5 milioni di metri cubi di ghiaia in 10 anni rappresentano circa il 25% del complessivo. Ma d'altra parte, negli anni passati, quando si scavava prevalentemente in secchia per fare la cassa d'espansione, un panaro per fare la cassa d'espansione, ci sono sempre state delle aree in cui l'attività estrattiva è stata particolarmente concentrata. E a che cosa serve questa ghiaia, dottor Scaglioni, rispetto ai fiumi e alle acque? È una protezione? Lei mi ha detto, cioè, mi hanno definito il geologo Eretti, come l'hanno anche scritto. Perché? Perché secondo me, io riassumerei il mio intervento in una frase, la famosa frase di Bartali: l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Cioè, allora, qual è il discorso? Lei ha fatto la cronistoria, la mia collega, la cronistoria della tutela dell'acqua, però io faccio un'altra cronistoria. Nel 1972, quando io andai a lavorare in Regione, posi il problema in quella sede dei materiali alternativi alla ghiaia. La riposi negli anni successivi. Tant'è che riuscì a un certo punto, con l'assessore Famigli, si riuscì a fare un corso per i tecnici degli enti pubblici e dei privati per non usare più la ghiaia per fare le strade, per fare i piazzali, ma usare i materiali alternativi. Il corso fatto con Famigli risale al 1980, me lo ricordo bene perché è l'anno in cui io ebbi un infarto e andai a insegnarci 6 mesi dopo dell'infarto. Quindi va bene? Allora, cos'è sta storia dei materiali alternativi? Fu tirata avanti ancora per un po', l'ANAS, ente non democratico, partecipativo, con tutti i titoli del caso, fece addirittura uno stato, un tratto sperimentale con questi materiali alternativi all'appalto di Soliera, tant'è che dopo tanti anni, erano circa l'84 che lo fece, tant'è che dopo tanti anni questo strato sperimentale, se uno passa di lì, non si accorge che abbia delle buche di più di un'altra parte. Perché io insisto tanto sui materiali alternativi? Perché la loro estrazione non è distruttiva. Non facciamo... Non facciamo dei buchi, non facciamo una gruviera. Se uno ha per caso la possibilità di fare un volo sopra Modena, guarda giù, vede tutta una gruviera,
Quindi è opinabile la storia del cavare sopra falda o sotto falda. Se si cava lontano molto dai posti si può andare anche sotto falda e dei problemi non ce ne sono. Perché poi, qual è però il discorso che volevo portare a te? Allora, ci sono degli stati a questo mondo, dei paesi tipo l'Olanda, tipo le grandi pianure russe, tipo le grandi pianure americane, tipo le grandi pianure argentine, dove non c'è un ciottolo neanche a morire. E là fanno strade e autostrade. Come? Non utilizzando la ghiaia, perché il trasporto della ghiaia costerebbe più che portarci del cemento. Come hanno fatto? Usano dei materiali, agronometria molto fine, mescolati a degli additivi. Quali sono questi additivi? Della calce, del cemento, del bitume, comunque quasi sempre si usa la calce. Che funzioni la faccenda? Funziona sì, perché i primi a applicare questo sistema furono gli olandesi e fecero le loro autostrade nel 1935 o giù di lì. Le fecero belle, con i rilevati. Noi qui l'autostrada del sole abbiamo disfatto secchi e panara per fare i rilevati in ghiaio. Loro lo fecero in sabbia, perché da ghiaia non ne avevano, in limi. E gli riuscì talmente bene che non se ne immaginavano neanche che riuscisse così bene. Tant'è che quando Hitler invase l'Olanda, furono presi contropiedi gli olandesi, perché credevano che col carro armati le loro autostrade non reggessero e si disfacessero, quindi mettessero molto più ore di invaderli. Invece no, ha neanche retto ai carri armati nazisti. Allora, sì, domanda, perché non si usano, sì, i materiali alternativi a Modena? Le terre stabilizzate. Le terre stabilizzate? Ghiaia, che è oltretutto materiale centrale. E adesso dico anche il perché. E la colpa, prima, sono le amministrazioni pubbliche, perché nei loro capitolati d'appalto non mettono assolutamente nelle costruzioni delle strade che si possa usare questo materiale. Adesso, ormai che siamo con l'acqua, cioè con l'acqua alla gola è un eufemismo, con la ghiaia che costa di più del cemento, si comincia a vedere che fanno le terre stabilizzate, le usano in Romagna. E le usano. L'altro giorno sono andato a Milano, contrariamente alle mie abitudini, che ci vado, quando quelle volte ci vado sempre in treno, ci sono andato lungo l'autostrada, e la TAV stava utilizzando a Piacenza e Parma il rilevato, stavano seminando la calce. Allora, tutti i bei primati di Modena, che Modena ha tanti primati, in questo campo ha perso il treno, si era arrivati a un certo punto, e poi perché? Boh, perché probabilmente ha ragione Barbolini quando dice che ci sono delle lobby in città. Che interessi noi andavamo a toccare? Aspetti, prima di arrivare alle lobby, abbiamo cominciato da 10 minuti, dopo non ci rimane niente andare alla... A me sembra che il problema vada portato, perché si parla di acque, di salvaguardia dell'acqua in funzione di questi immensi prelievi di ghiaia. E allora, se mi permette, bisogna fare anche un riferimento storico, se no facciamo del vaniloquio, scusa. Sì, Il problema è che noi avevamo un imbrifero, o acquifero, che dir si voglia, che era con le acque sorgive, erano i famosi fontanazzi, che sono spariti, in 50 anni sono spariti. Voleva dire che le nostre conoide, in particolare quella del Secchia, a cui è interessata la parte di Marsaglia e di Cugnento, erano in pressione, le acque erano in pressione nel sottosuolo e avevamo, come ripeto, i fontanazzi. In questi anni è successo il disastro. Perché? Perché il prelievo del supporto dell'acqua che filtrava nelle ghiaie, togliendo le ghiaie, è andato a finire che quantomeno le abbiamo disperse, se non disperse le abbiamo inquinate. Tant'è vero che se andiamo indietro, il comune nel 77, su pressione dei radicali modenesi, a cui bisogna darne atto, fu costretto a fare un'inchiesta attraverso la procura di Modena. Il dottor Bortolotti, capo dell'ufficio sanitario, fece una recensione di tutti i pozzi, arrivò addirittura a non sapere che i primi pozzi di cui la signora Pantinieri riferiva all'inizio, i famosi pozzi scoperti dall'ingegner Barone della bonifica di Gurana nel 1926 e promotore l'ingegner Baroni, assieme ai politici di allora e ai tecnici di allora, della famosa legge del 34 di salvaguardia delle acque, il testo unico sulle acque che è tuttora vigente, in cui i tribunali fanno ancora riferimento nelle sentenze, e per salvaguardare i pozzi. Per essere breve,
Allora, se c'era questo problema nel 1934, c'era il problema nel dopoguerra nel 1950, perché nel 1950, nel periodo della guerra, tutti fanno i pozzi. A Modena si è continuato a forare depauperando il bacino di riserva, che il comune era subentrato per 5 pozzi degli 11 fatti, 5 pozzi li ha incamerati il comune nel 1934, quando fu fatta la convenzione comune bonifica di Burana. Ora siamo al punto, mi scusi, sono breve, siamo al punto che nel 1990-94 ben a Modena si è forato 781 pozzi delegati dalla provincia. Allora questo vuol dire massacrare la falda. Adesso questo è il preambolo, ritorneremo al problema delle cave, perché l'acqua è legata al problema, c'è un dubbio amletico. Dobbiamo salvare l'acqua, se dobbiamo salvare l'acqua dobbiamo smetterla di togliere ghiaia. Se vogliamo invece spendere e acquisire un patrimonio, ricchezza, rubando le ghiaie, rimarremo senza acqua. Questo andiamo in pubblicità e torniamo su questo quesito. Allora, salvare l'acqua potabile dalle cave, con tutto che anche le cave hanno diritto di esistere, però l'acqua ha comunque la precedenza, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Facciamo vedere un'altra cartina sempre della TAV, mi aiuti ancora, che segnala tutta la sintesi degli impatti che ci si aspetta di avere sull'area di Marzaglia dai lavori delle infrastrutture, però attenzione, non dal polo estrattivo, perché queste carte, questi studi, anche questo è un problema, tengono conto solo di quell'impatto, strade, alta velocità, eccetera, ferrovia, ma non tengono conto del fatto che si stiano scavando 5 milioni di metri cubi, quindi bisognerebbe anche studiare la somma degli impatti. Si va dall'azzurro più chiaro, dal triangolino, all'azzurro più scuro, al blu, e si vede chiaramente che questa è una zona veramente a elevatissimo rischio di impatto ambientale, come del resto voi stessi della provincia, il Comune di Modena ha riconosciuto. Quindi la preoccupazione più legittima, anche perché, come diceva la dottoressa Paltrinieri, si scava fino a 12-13 metri, mi sembra. Massimo 12 metri. E le prime falde però sono a 15. Sono anche a 20 adesso. Però anche sì, un po' prima. Quindi si va circa a 2 metri dalle falde. Adesso facciamo vedere un filmato che ha come protagonista la cava di Marzaglia, illustrata dal dottor Alessandro Annovi del Comune di Modena, che è andato a fare un sopralluogo per noi e ci illustra alcune caratteristiche. Una parte di questa cava, che in realtà è divisa poi in vari lotti, adesso non stiamo ad entrarci in modo troppo tecnico, e comunque è sufficiente per dare un'idea di che cosa sia una cava. Quello che abbiamo di fronte a noi sono cumuli di materiali destinati al recupero. Le attività estrattive provocano degli impatti sul territorio e quindi vanno esercitate nel migliore dei modi, e cioè è necessario valutare i reali fabbisogni
per estrarre soltanto il necessario e non sprecare una risorsa rinnovabile se non in tempi lunghissimi. Utilizzare dove possibile materiali alternativi, recuperare e riciclare tutto quanto è possibile. I cumuli che abbiamo davanti a noi sono resti di demolizioni edilizie e sullo sfondo c'è un impianto che tritura questi materiali che poi verranno riutilizzati al posto delle ghiaie per riempimenti e per rilevati. Quello che abbiamo di fronte a noi invece è l'impianto di frantumazione. La ghiaia è estratta direttamente dalla cava, viene lavorata in questi impianti, viene prima lavata, poi macinata, spezzata e vagliata, cioè selezionata secondo il diametro dei vari componenti, e dopo viene divisa e viene riutilizzata per la maggior parte o per la totalità in calcestruzzi. Mentre una volta veniva utilizzata come sottofondi stradali o per materiali meno nobili, oggi viene impiegata al 95% per calcestruzzi, cioè per degli usi pregiati. Le attività estrattive nell'area di Marsaglia sono regolate attraverso un piano particolareggiato. Si tratta di un piano che prevede tutto lo sviluppo delle attività, dalle attività preliminari a quelle di scavo e quelle di risistemazione. Qui verranno scavati in un tempo di 10 anni 4.850.000 metri cubi di ghiaia. La quantità è consistente, però il tempo durante il quale vengono eseguite queste attività è un tempo che permette di far sì che queste attività non siano eccessivamente impattanti, cioè vengono diluite nel tempo. Il piano di Marsaglia prevede due caratteristiche: la restituzione delle aree scavate e una volta risistemate morfologicamente e una volta rimboschite al comune, e quindi diventeranno aree pubbliche. Parte di queste aree diventeranno invece sede di impianti. Qui vediamo un impianto esistente nell'area di Marsaglia che è l'unico esistente all'interno delle aree di cava. Impianti di questo tipo ne verranno quattro e deriveranno dall'assemblaggio, dalla localizzazione di altri impianti. Si tratta di una scelta strategica per la tutela ambientale, perché in questo modo permette di trasferire degli impianti di frantumazione, quindi impattanti come rumore, come polvere, eccetera, dal fiume dove sono attualmente ad un'area a piano ribassato come questo, dove disturberanno molto meno, realizzando complessivamente un'operazione di miglioramento dell'ambiente, in quanto vengono ridestinate le aree fluviali alla loro naturale funzione, che è quella di corridoio ecologico. Ecco, l'acqua che beviamo noi a Modena e tutta la nostra provincia, abbiamo detto, è lì sotto, quasi tutta l'acqua che beviamo è lì sotto. E cinque frantoi, ci sono, anche qui diceva quattro, ma sembra dalla carta in realtà che siano cinque, dottoressa Paltrinieri, che lavorano anche a 2 metri dalle falde, con tutto l'impatto di carburanti, di polveri che ricadono. Insomma, non c'è davvero il rischio che quest'acqua, se non altro, si inquini, oltre al portare via la ghiaia in eccesso? Ma guardi, il rischio, è chiaro che noi lavoriamo in un territorio che è vulnerabile, e questo è determinato da numerosi studi, da cartografie che sono nel piano regolatore del Comune di Modena fin dal 1989, e si opera in una condizione di delicatezza. Per questo motivo i frantoi vengono posizionati non sulla ghiaia nuda e cruda, ma viene fatto al di sotto un letto di argilla stesa per impermeabilizzare proprio dove avviene il percorso dei mezzi. Però io vorrei dire che l'inquinamento delle falde nel nostro territorio non è mai stata riscontrata una correlazione diretta tra la presenza della falda e l'inquinamento delle acque, ma semmai è dato dalla presenza dei nitrati, che derivano non dalla lavorazione della ghiaia, ma derivano dalle coltivazioni agrarie dei suoli. Quindi
In realtà è una possibilità molto teorica che una cava, se correttamente gestita, provochi l'inquinamento. Negli anni passati le cave non venivano gestite correttamente, nel senso che l'acqua della campagna spesso correva e si infiltrava dentro l'area di cava. Ma in questi ultimi piani invece le cave vengono tutte perimetrate da dei fossati di scolo che raccolgono l'acqua e la portano all'esterno. E la provincia poi ha anche istituito 2 anni fa un ufficio di controllo delle cave che per conto dei comuni provvede a fare numerosi sopralluoghi durante l'anno per controllare che questi fossati, che le recinzioni, che tutti gli dispositivi di protezione vengano tenuti efficienti. Scaglione, è sufficiente secondo lei? Volevo contestare solo una cosa alla mia collega. Si dà sempre colpa all'agricoltura. Ecco, però i nostri cari comuni si dimenticano che hanno delle fogne che sperdono come i colabrodi, quindi non va mica a vedere i nitrati che ci sono a valle dei vari centri abitati. Ci vuole il capro espiatorio, l'agricoltura è per bacco, la terra la pestano tutti, però qual è il comune che ha il coraggio di dire sì, io ho delle fogne? Insomma ragazzi, Modena ha delle fogne che sono vincolate dalla soprintendenza archeologica perché le hanno fatte i romani, adesso non ditemi mica che non disperdo mica, eh? Io però... Ecco, allora, sempre colpa dell'allevamento dei suini e sempre colpa dell'agricoltura, insomma... E quando, le fogne non sono sufficienti, i semi si può usare qualcos'altro. Anche i canali, un argomento che lei... Vorrei contestare con dei documenti, perché io cerco di parlare con dei documenti. E sempre nel 78 il dottor Bortolotti, ufficiale sanitario, concludeva, è stata mantenuta in seguito... Dunque, la clorazione dell'acqua dell'acquedotto di Modena è stata introdotta sulla base di concreti pericoli di inquinamento dell'acqua evidenziati nel 1967, 68, 69 dalla presenza di crostacei viventi in acque superficiali. È stata mantenuta in seguito per motivi di profilassi e di prevenzione di possibili epidemie. Non mi dilungo. Se nel 78 la situazione era già critica, io mi domando e dico onestamente come è possibile che nel 2002, con tutto lo scavamento di ghiaia, che si è tolto l'ambiente naturale di queste acque in cui filtravano, allora abbiamo avuto una dispersione di falda, il taglio di falda, perché i pozzi li abbiamo riperforati tutti, l'azienda di 11 pozzi ne ha fatti altri 30, tant'è vero che con la polemica con i radicali li ha dovuti anche... E segnare a 1, a 2, a 3 e poi B1, B2, B3. Il dottor Graziano Cremonini, presidente della provincia e ex presidente dell'AMCM, ora Meta, ha detto i pozzi di via Sassi, dobbiamo chiuderli, i 5 pozzi. Adesso parte che non c'è... Niente. No, a cosa? Qui a Armada? No, abbiamo la Giardini, la laterale della Giardini, sì, dove c'è il carcere, sì. Uno, il B5 è presso il carcere di Saliceto San Giuliano, ecco, Saliceto San Giuliano. Di quei 5 posti lì, dice, dobbiamo andare a San Cesario, tant'è vero che è stato fatto poi l'acquedotto di San Cesario con 3 pozzi, che dopo un anno uno se lo sono trovato inquinato. Segno evidente che la falda da anni non è più in pressione. Noi infatti siamo andati da dei pozzi nel 30, 35 a 30 metri, cioè praticamente la prima falda, siamo scesi nel 78 a 400 metri di profondità. Cioè noi mandiamo le pompe giù a 500 metri per prelevare l'acqua, perché non è più... Allora, cosa vuol dire? C'è la depressione tira dentro, essendo il sistema anastomizzato, cioè tutto collegato, le varie falde, che noi non le vediamo manco più, perché il dottor Novi ci ha fatto vedere queste escavazioni di 10-12 metri, cioè andiamo al materasso di terra, capito? E allora è tutta una conseguenza, cioè le previsioni sono catastrofiche, sembra che io faccia la Cassandra, sono catastrofiche, che l'abbiamo visto, siamo con povera acqua, Giove pluvio non ne dà più, è 3 mesi che a Modena non piove, non c'è il ravvenamento, come si fa a dire che possiamo ancora togliere 5 milioni di ghiaia come si vuole fare a Marsaglia con la pettazzona?
la cava a piantazione, perché non c'è più mica solo quella, ci hanno riaperto anche quelle che avevano chiuso. Dunque, e che poi comunque me, un pozzo oltretutto verrà chiuso, quel pozzo. I modenesi si devono ricordare, io lo dico sinceramente, i modenesi si ricorderanno che pagheranno l'acqua più dell'oro, ed eravamo ricchi di acqua, perché era un sistema particolare. Questo di Modena era un sistema embrifero che era unico in Italia. E siamo arrivati a questo punto, io non lo so. Posso, dottoressa? Prego. No, voglio dire che sono state dette anche alcune imprecisioni. Intanto dal 78 arrivare ad oggi sono stati fatti molti ulteriori studi e c'è questa rete di monitoraggio fatta da 150 pozzi che all'epoca non c'era e che consente di mettere in evidenza come soprattutto i nitrati sono in presenza di terreni agricoli e non si ritrovano a valle dei centri abitati, quindi prevalentemente. Quindi questa correlazione agricoltura e presenza dei nitrati non è detta solo dal Comune di Modena, ma c'è una legge anche della CEE che parla di questa correlazione, quindi questa è indubbia. Un'altra imprecisione è dire che i pozzi sono scavati fino a 500 metri di profondità. Questo non è vero, esiste un solo pozzo a Bonporto non utilizzato, fatto a scopo sperimentale di studio, quella profondità, ma i pozzi dell'acquedotto di Modena al massimo arrivano a quelli di Marzali intorno ai 150 metri. Quelli di Cognento e quelli di San Cesario prelevano intorno ai 70-80 metri di profondità. La prima falda, quella dei 30 metri, non può essere prelevata proprio per le correlazioni che può avere con il terreno agrario. Quindi questa è la situazione delle acque di falda. Oggi c'è l'ARPA, che è un organismo, è un'agenzia indipendente che fa questi controlli e che mette anche in evidenza laddove ci sono dei fenomeni di inquinamento. Questa correlazione diretta della diminuzione della quantità dell'acqua di falda, perché lei ha parlato sia di qualità che di quantità, non è imputabile tanto alle ghiaie quanto al prelievo. Ricordo che negli anni, alla fine degli anni 70, ben 70 milioni di metri cubi di acqua veniva prelevata dalla conoide del Secchia. Ma ricordo che allora molta acqua era ad uso industriale, c'erano tutte le acciaierie ferrieri, le corni a Modena che consumavano 10 milioni di metri cubi d'acqua da sole e quindi prevalentemente il calo della falda è dato dai consumi dell'acqua. Oggi siamo un po' diminuiti perché le industrie non ci sono più, perché le ceramiche hanno gli impianti di riciclaggio dell'acqua. E le falde si stanno alzando. Sono rimesse in funzione dei fontanazzi. So che, esatto, alcuni fontanazzi si sono rimessi in funzionamento. Naturalmente la quantità dell'acqua dentro le falde dipende anche da quanta acqua piove. Perché se vi ricordate tutti che alla fine degli anni 90, 97-98 c'è stato un grosso periodo di siccità e in quegli anni lì, a fronte di una media di 700 mm di pioggia che cadono ogni anno sul territorio modenese, ne erano caduti 380 e 420 l'anno successivo. Quindi il livello delle falde dipende anche dalla pioggia che cade. Adesso sentiamo che siamo in collegamento con l'assessore Tesauro. Sentiamo, assessore Tesauro. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera. Permetto però, mi scuso che non sento proprio benissimo e non vi vedo, comunque sono qui. Buonasera a tutti. Buonasera, perché con un cellulare che non prende molto bene. Beh, torneremo a fare sui ripetitori per fare meglio. Assessore Tesauro, ha seguito la trasmissione fino adesso? Devo dire francamente ho visto un pezzettino all'inizio e purtroppo dopo non... Stavamo parlando, sì. Naturalmente lei era già al corrente, dei, certo. dei problemi di Marzaglia. Certo. Qui abbiamo anche un comunicato che ci ha fatto avere appunto, il Comitato Cittadini di Marzaglia, che si sta battendo da tempo per il problema delle cave, sì. E dove le vengono rivolte delle domande molto precise che peraltro lei già conosce perché le sono, certo, state rivolte anche in altra occasione. Vuole dirle lei addirittura... Ma oddio, i temi li posso preparare, anche iniziare a scodellarli io tranquillamente, proviamo magari a fare così, poi magari mi correggerai
mi darai delle indicazioni. Io innanzitutto devo dire che non è questo piaggeria, però sono particolarmente lieto di assistere a una trasmissione cui contenuto sia l'acqua fondamentalmente, o il tema dell'acqua. Io non ho seguito la trasmissione, non so lo snodo della discussione. Il tema dell'acqua, e non a caso ricadiamo subito a Marsaglia, il tema dell'acqua è una risorsa ben più, penso, del petrolio e per fortuna una risorsa assolutamente strategica. E per questo abbiamo aderito anche a supporto della campagna mondiale dell'acqua, raccoglieremo adesso una serie di firme proprio come amministrazione comunale per dare supporto di questa grande campagna di ordine planetario. Tornando però dal pianeta alla nostra realtà, allora Marsaglia, non a caso a Marsaglia nascerà un bosco planiziale, la piantumazione è già iniziata, proprio a tutela prioritariamente degli acquiferi. E proprio su Marsaglia... Se la interrompo un attimo, sì. Per il problema specifico di Marsaglia, sì. Si chiede di, il Comitato cittadini chiede di scavare meno in profondità, è sì, possibile? Sì, sì. Ecco allora, il tema è questo, io tra l'altro premetto anche da una visione ambientalista, quando un ambientalista penso tratta di attività estrattive come un astemio che gestisce un'osteria, no? Quindi c'è sempre un lieve imbarazzo, ma c'è un dato comunque storico che indubbiamente oggi abbiamo ancora bisogno di argilla, abbiamo bisogno di pietre da taglio, abbiamo bisogno di ghiaie e questo serve ovviamente per le nostre strutture, le nostre infrastrutture. Questo però è chiaro che un'attività di questo tipo provoca delle ferite profonde nel territorio. E questa operazione, deve essere fatta nel migliore assolutamente dei modi. Quindi un'analisi precisa del fabbisogno reale, questo è fondamentale, proprio per non sprecare una risorsa di questo tipo così scarsamente rinnovabile, o perlomeno solo su scale temporali lunghissime. E questo come si fa? Si fa anche utilizzando dei materiali alternativi di recupero e riciclando tutto quanto è possibile su questa via. Non scordiamo che in ogni caso il processo della via è poi alla base di quel piano particolareggiato che andrà a interessare quella singola cava. E purtroppo, devo dire, la ghiaia non si trova dappertutto, soprattutto proprio nelle quantità e nelle profondità che magari qualcuno desidera. Marsaglia ha una serie di caratteristiche, che ha caratteristiche, devo dire, che poche realtà hanno da questo punto di vista. A Marsaglia, poi magari il Paltrinieri mi correggerà, penso a memoria che sia previsto di un'escavazione in circa 10 anni di poco meno di 5 milioni di metri cubi di ghiaia. Questo in 5 cave, concentrate in un'area, in un polo, e questo permette il coordinamento, poi conosco bene le problematiche in realtà anche stradali, però concentrare un polo permette di coordinare meglio l'inserimento, o perlomeno di provarci, sì. Devo dire, visti i risultati, l'inserimento nel territorio. Ecco, per quanto riguarda quel tema delle profondità, a Marsaglia ovviamente tutto è regolato da un piano particolareggiato, caratteristiche decennali con dei direttori ben precisi, e questo soprattutto devo dire anche sul riutilizzo, sul recupero di queste attività, e gli esempi in prospettiva del parco delle casse di espansione delle secchie sono lungimiranti, devo dire. Comunque, parte di questa realtà sarà anche utilizzata per sottrarre degli impianti dal fiume, 5 impianti che entreranno secondo un accordo antico, ma per fortuna che ancora si sorregge. Devo dire che però se noi facciamo qualche operazione virtuosa sul fiume, i cugini, e non per campanilismo becero, i cugini reggiani non fanno proprio altrettanto, quindi vanificando un po' questa operazione. E tornando sulle quote, anche scavando ad esempio a quote diverse, no? Cosa che poi incide ovviamente anche i mercati. Quote diverse, noi ci teniamo sui 10 metri, poi anche qui magari Nadia mi potrà sorreggere, ci teniamo circa 10 metri di profondità su una falda che... La interrompo un attimo, assessore Tesauro, sì. Un attimo solo, c'è il geologo Scaglioni, sì. Che non so se lei sente, dice una roba pazzesca, 10 metri. Ma è una cosa folle. Aspetta che le dice qualcosa. Dunque, quando avete fatto il piano, c'erano 2 metri di franco, 3 fra la base prevista dello scavo e il tetto dell'acquifero. Quindi che è folle avere 3 metri di salvaguardia, quando se uno va qualche chilometro più a sud, è qui che nessuno mi spiega ancora perché siete andati a finire a Marsaglia, a 2 chilometri dai posti di acquedotto, quando andando lungo la strada che va a Magreta ci sono delle cave abbandonate dove la falda acquifera è a 35 metri e dove ci sono dei buchi tappati come Dio vuole. Allora sta politica della gruviera, è ora che ci diate un taglio. E ora che cominciate a usare dei principi minerari sani,
Allora, perché si abbandona una cava a 10 metri, tipo cave che ci sono lì lungo, tanto per dire, e che si potrebbe andare giù a 33 metri senza fare dei nuovi buchi e sempre far rompere le scatole ai pozzi? Domanda. Perché poi qui sotto c'è poi anche un giro che io non capisco. Mi piacerebbe tanto che qualcuno me lo spiegasse. Una zona altamente vulnerabile. Ci andate a piantare le cave, per di più c'è il più grosso centro di bitumaggio di tutta l'Emilia Romagna, quindi con dei vapori solforosi, con delle robe che escono da far paura, che riprecipitano con le piogge, con un franco di 3 metri. Il fiume, fra l'altro, grazie a Dio, adesso ha la tendenza a sedimentare, quindi la falda si alzerà, perché non drena più come prima, e scusatemi, ma proprio lì dovevate andare? Perché non siete andati più a sud? Cosa c'è sotto? Visto che di ghiaia ce n'è tanta, là, e lì c'è tanto rischioso toglierla. Lei è nuovo, me lo sa dire anche suo predecessore? Poi? Assessore? Pronto? Sì. Sì. Sentiamo. La risposta. Pronto? Sì. Io purtroppo non ho, se è in grado di riassumermi, non ho... Se...